barba, i baffi, cioè si metteva in scena, gli piaceva mettersi in scena anche nella vita. Lui era stato chiamato nel cinema da Emilio Cecchi, cioè dal padre di Suso, quindi era di famiglia, insomma, e quindi faceva queste cose qua. Interessante, voi vedrete, perché mi pare che sia in programma, un documentario che non appartiene alla serie del viaggio nella Valle del Po, ma che si intitola Pranzo di Natale. Pranzo di Natale, che immodestamente è una mia piccola scoperta, perché lavorando per Techerai, e Techerai vuole ancora restare. Ti ci voglio, eh? Sì, no, no, ma di così, queste scoperte. L'ho tirato fuori Pranzo di Natale. È sorprendente, perché quelli che hanno fatto il liceo si ricorderanno, forse anche le mie, quelle che hanno la mia età, già le medie, che Manzoni nel marzo 1821 dà le caratteristiche di una nazione, dice: una d'arme, di lingua, di altar, di memoria, di sangue e di cor. Oggi quasi niente di tutto ciò funziona davvero per una nazione virtuosa. Ma invece in Pranzo di Natale Soldati dice il cibo. Quello che poi è a Roma, la città più lontana dall'Italia che c'è, cioè io sono romana di sentire. Non solo è a Roma, ma per tutto il film, perché anche questo è un vero film, tra l'altro va anche a casa di Zalatini, vedrete, non soltanto. Tutto il film lui dice: sono di Torino, sono qua a Roma. Io ho lavorato a Roma 12 anni, capivo perfettamente. Sai che Soldati è l'unico che è riuscito poi ad andare via da Roma, sì, sì. E dopo che ha vinto il premio per la migliore commedia per Policarpo. Però guarda, molti poi tornei come Arlorio, che è rimasto a Roma 50 anni e aveva l'accento come quando era partito dal tempo superiore, e Dino Risi, che diceva, che fu allievo, assistente di Soldati, che diceva in un fine sorpasso a far dire a uno: ah, lei è di Roma, quella città triste e umida e anche lavorativa. Allora lui dice: io torinese a Roma, cosa c'è? Cerco a un certo punto anche una trattoria piemontese, e dice: e mi ricordo come a Torino ce n'è una che poi dove andavo che si perde in un viale che poi si perde tra le nebbie, e finisce così. Allora questo è quello di trovare nel cibo uno degli elementi dell'identità nazionale, è molto interessante. Sì, questo c'era, scusa, voglio dire, ricordiamoci sempre, no, il libro dell'Artusi, cioè c'era già stato, voglio dire, chi questo ricettario ha rappresentato tanto, c'è stato anche Camporiesi che hanno scritto prefazioni coltissime, dottissime. Diciamo che Soldati, poi da grande comunicatore, diciamo nella televisione, poi lui, cioè il ricettario dell'Artusi era un po', no, a braccio, prendeva un po' tutta l'Italia. Invece Soldati ha voluto iniziare proprio in un viaggio quasi virgiliano, no? Il viaggio lungo la Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini. È per questo che poi dopo, quando io parlo di Vino al Vino, invece in Vino al Vino, che invece è un'opera scritta, l'inchiesta è in tutte le province del vino italiano. Sono tre volumi originariamente. Sì, sono tre. Sono, in questo senso, secondo me, vanno, consiglio a chi ha questo interesse di viverli insieme. La visione del viaggio lungo la Valle del Po, anche se andrebbe restaurata, e poi la lettura di Vino al Vino. Poi ci sono tantissimi scritti sparsi meravigliosi che Soldati, nessuno lo dice, ma Soldati è stato un grandissimo giornalista, ha scritto tanti, quindi è stato un artigiano della parola, non è solo l'autore di romanzi, di racconti, di sceneggiature, eccetera eccetera. Volevo, per chiudere questo giro e poi ridare un po' la parola alle immagini, approfittando anche dell'introduzione che ha fatto Sergio Doffetti, perché così uniamo due blocchi di immagine, perché vediamo anche il Pranzo di Natale. Direttamente volevo chiedere a Pierfranco Quagliani un ricordo di Soldati, e quanto ci ritrova i Soldati che lui ha conosciuto così bene nelle cose che stiamo vedendo. Io ringrazio innanzitutto di questo invito, ma voglio ringraziare il Museo del Cinema per aver intitolato questa sala a Mario Soldati. È una proposta avanzata dal Centro Pannunzio in primavera, è stata accolta, e quindi io ringrazio per questo riconoscimento importante. Io ho frequentato per tantissimi anni Mario Soldati, che è stato uno tra i fondatori del Centro Pannunzio e poi è stato soprattutto presidente del Centro Pannunzio per oltre 20 anni. L'ho frequentato, ho parlato con lui in tantissime occasioni, ma non credo che sia il caso qua di testimoniare questa lunghissima amicizia. Rimanendo sull'argomento, io ricordo che Mario
mi disse una volta che in parte questa trasmissione era anche il frutto della sua adesione all'Accademia Italiana della Cucina di Orio Bergani. Questa adesione di soldati che non volle mai ricoprire all'interno dell'Accademia Italiana della Cucina degli incarichi, questa adesione, secondo Mario, era uno dei motivi che ispirava questa trasmissione. Che, ecco, oggi noi rileggiamo in tutt'altra maniera, cioè come una sorta di rimeditazione del passato, di recupero del passato, una pensée proustiana, ecco, ma inserita nell'Italia degli anni 50, ecco, credo che avesse un altro significato, non quello di un recupero che giustamente Carolina Pertini ha fatto di un mondo, giustamente diceva il patrimonio dell'UNESCO è quello rappresentato da soldati, non tanto quello odierno. Ecco, secondo me bisognerebbe riuscire a comprendere che messaggio lanciava soldati, che non era il recupero di un mondo, era forse quello di far conoscere agli italiani la ricchezza di una cultura del cibo che gli italiani non conoscevano. E un'altra osservazione, e chiudo, che mi viene in mente rispetto alla trasmissione. Soldati è stato in primis uno scrittore, poi un regista importante, ma la grande notorietà l'ha avuta da quella trasmissione. Io ricordo che mi è capitato di passeggiare con soldati in tante località e anche a distanza di parecchi anni da quella trasmissione soldati veniva riconosciuto immediatamente, e certo non credo che siano stati i romanzi a farlo conoscere, neppure gli articoli, che pure meriterebbero una grande attenzione perché soldati fu un giornalista straordinario, e neanche il cinema, perché il pubblico ampio forse non coglieva neppure la regia di Mario Soldati di un certo film. Il pubblico di milioni di persone ha conosciuto Soldati attraverso quella trasmissione televisiva, e quindi lui andava orgoglioso di quello e amava tantissimo quando qualcuno lo fermava per strada, gli chiedeva e lui lo attribuiva alla tradizione. Ci sarebbero tantissime ma poi ci torniamo dopo, andiamo oltre il pomeriggio adesso, prima una battuta che mi richiama l'intervento del professor Quaglieni. Una volta che il museo ha deciso di non chiamare più le sale come gli sportelli Lynch, cioè 1, 2, 3, ma di dare un nome, il nome Soldati era abbastanza obbligato, perché non so, quando io comincio a lavorare nel CINACI nel 91, subito dopo si fa al massimo la cerimonia, la cerimonia della consegna della cittadinanza italiana a soldati, la cittadinanza di Torino è stata fatta in comune. Però viene, poi, sono felice. Allora, qui c'è il dibattito la sera in cui c'era Mario che veniva e che dibatteva con l'allora assessore Marzano, ma soprattutto con Alberto Bobbio. Quindi è evidente che per il museo aver avuto qui Soldati e Bobbio con Marzano moderatore era stato all'epoca una grande serata. Voglio dire un'ultima cosa invece a Pietrangelo Quaglieni, che nel 1941 ho letto forse proprio da uno scritto di Soldati, che Mario Soldati, un piccolo mondo antico, era il regista più famoso comunque del cinema italiano. Poi è chiaro che la televisione dà visibilità, entra nelle case, tutto. Però la popolarità, diciamo, come regista è arrivata con quello.
poi la notorietà con la televisione, il viaggio lungo la Valle del Po, e poi c'è stato il premio Strega del 54, che all'epoca 150.000 copie era un bestseller, insomma, era un film, un romanzo scandaloso già per quell'Italia lì. Ecco. Allora, chiudiamo questo primo giro, che poi avremo altro da parlare, però lasciamo un pochino spazio alle immagini. Chiedevo un attimo a Cecilia Valbanana di venire qua per raccontarci quello che vedremo subito prima di pranzo di Natale, che è questo documento che c'ha, allora, di cui ci ha raccontato Sergio Toffetti. Prima vedremo questa cosa qui, e perché Raimuri anche oltre a noi ricorda soldati in questi giorni. Allora, in questi giorni stiamo ricordando soldati. Stamattina abbiamo mandato in onda Piccolo Mondo Antico, e tutta la settimana, ogni mattina, mandiamo in onda un film di soldati. Domani Laura Nelson, Quartieri Alti. Poi una curiosità, Mio figlio professore, dove c'è Soldati attore, un film di Castellani. E chiudiamo appunto con i capo dei tappeti ufficiali di scrittura, di cui ho tirato giù il cast, perché secondo me la cosa più curiosa di tutti è il suo ultimo film del 59, c'è Russell, c'è Carla Gravina, ci sono i due fratelli De Filippo, c'è Romolo Valli, c'è Ernesto Calindri, c'è Renato Salvatori, c'è Amedeo Nazzari, c'è Vittorio De Sica, c'è Mario Riva, c'è Alberto Sordi, c'è Ugo Tognazzi e Mario Carotenuto. Questo è c'entrano tutti, ma è un film irresistibile, appunto. Domenica mattina andrà in onda questo, preceduto da un montaggio di 20 minuti di quello che abbiamo trovato nelle teche, e Giovanna Ventura l'ha montato, e poi se avete piacere di sapere che cosa, che le curiosità, di Mario Soldati. Insomma, sono piccole curiosità, e tra l'altro dice in un'intervista sulle due città, dice: amo Roma e amo il cinema, con aria un po' greve, un po' scocciata, ma amo di più Torino la letteratura. E allora, Soldati racconta soldati, e poi pranzo di Natale, e poi ci rivediamo qui. Grazie ancora. No, scusate. Oh, è arrivato in tempo. Oh. Scusate, non potevo esserci prima perché ho altre 40-50 presentazioni. Però volevo fare un saluto, poi andrò e verrò per un po'. Cosa c'è adesso? C'è pranzo di Natale. Pranzo di Natale. Ok, va bene. Spero, buongiorno a tutti, e spero che vi piaccia questa giornata. Io mi sono vista una quantità di cose televisive, a parte i film che sono straordinari, e ho fatto fatica a scegliere, ho avuto consigli vari. E credo però alla fine che poi alcune cose non le abbiamo potute proiettare per problemi vari di coppie e di diritti, però credo che alla fine la scelta sia piuttosto azzeccata, e ho una passione per chi legge, che arriva, che arriva nel blocco successivo dopo. Però l'ho visto anch'io, l'ho visto anch'io, è in testa a tutte le cose che ci sono, però secondo me bisogna dargli il respiro alla puntata, tutto sommato, bisogna dargli il respiro alla puntata. E comunque, vabbè, poi a un certo punto, i momenti vari, ci vediamo. E adesso Soldati racconta soldati e pranzo di Natale, buona visione. Grazie, buon divertimento.